Grazie. Intanto mille grazie per l'invito, sono veramente ammutolito di vedere quante persone siano presenti e spero di arrivare a un minimo di delle aspettative e soddisfarle di quello che avete richiesto, almeno penso in questo momento qui di confronto. Vi dovrete annoiare su per giù, almeno secondo il programma, per quasi un'ora e qualche cosa, giusto? Si potrebbe fare una cosa del genere, io vi racconto delle storielle e poi ci mettiamo in contatto e vediamo di discuterne un po', se reste d'accordo, perché sennò diventa un po' faticoso anche per me. Allora, ripeto, sono felicissimo di essere qua e soprattutto sono felice di incontrare anche delle persone, come avete vissuto adesso, non solo dei testimoni, ma delle persone che hanno avuto il coraggio di offrire al pubblico la loro sofferenza. Perché questo in ultimo fine è. Qui non stiamo parlando di diagnosi, stiamo parlando di sofferenze. Poi se c'è più impulsività, più questo piuttosto quell'altro, la questione è una sofferenza chiara. E la diagnosi non serve a nulla se non viene percepita come un qualche cosa che codifica la sofferenza. E questo poi la diagnosi lo fa. Codifica in maniera peculiare, caratteristica una sofferenza, riesce a percepire e dare nome e cognome a quello che è la sofferenza. Dare nome e cognome a una persona, come sapete benissimo, è già detto anche nella Bibbia, io ti chiamo per nome, significa poter entrare in relazione con la persona. Se significa entrare in relazione con una persona che è incapace di tenere una relazione non solo perché è autistica ma anche l'ADHD, che è una cosa antropologica, significa che in ultimo fine possiamo portare avanti un progetto di cura. Potrei entrare, non sulla presa in carico, ma sull'idea di curare una persona. Voi sapete tutti che il momento terapeutico ha l'etimologia nel greco e sono convintissimo che il 90% non è a conoscenza cosa significa terapeo. La maggior parte di voi crede che sia cura. Penso. Invece terapeo non significa nient'altro che mettersi a disposizione di una persona. Questo è il vero significato di terapeo. Se io mi metto a disposizione di una persona, e guarda qui la scientificità degli ultimi 30 anni ce l'ha indicato, che la disponibilità di mettersi in relazione a una persona ha un carattere curativo terapeutico, che è quello sensitivo, non è specifico, quello sensitivo. Ed è assolutamente una cosa essenziale del nostro fare quotidiano. Sembra così banale, ma invece è la cosa essenziale di un progetto. Se questo progetto significa dare nome e cognome a una sofferenza che ha una sua peculiarità, per poi entrare nel momento curativo, cioè in relazione con la persona, siamo a buon punto. Siamo a buon punto e nonostante tutto questo, tutta la scientificità, tutte le evidenze, l'idea sulla prevalenza, l'idea sulla diagnostica, l'idea sulla cura, in ultimo fine sulla riabilitazione, e io sono anche convintissimo, prima si riesce a percepire anche il fenomeno dell'ADHD, prima riusciamo non a curarlo, ma a guarirlo. Di questo io ne sono convinto veramente di cuore e lo si vede anche nell'adulto. Non è mai troppo tardi. Se si riesce a percepire che c'è nome e cognome con quale posso chiamare la persona. E nonostante tutta questa chiarezza sia sull'evidenza e anche sull'empiria, cioè abbiamo una dialettica tra l'evidenza e il momento empirico, manca a questa società la capacità di includere lo stigma che è abbinato al disturbo mentale. E qui apro una parentesi che non voglio perdere l'occasione di condividerla con voi, una cosa che pensavo di aver potuto mettere un po' da parte nell'ottica fai il tuo meglio e porta avanti le idee. Sono stato proprio recentemente a Berlino a un congresso internazionale sul healthcare, dove è stato dedicato un panel appositamente solo al disagio mentale. Persone di spicco, dell'OMS, di varie università, anche politici,
e anche la rappresentante del trialogo, una sudafricana, lei stessa affetta dalla schizofrenia, che porta avanti un progetto internazionale del cosiddetto antistigma. È inutile. Siamo al XXI secolo, il disturbo mentale e anche l'ADHD è ancora stigmatizzato. Questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto e sapete chi è il vero alimentatore di questo stigma? Noi operatori. I veri portatori e alimentatori di questo stigma siamo noi. Anche questo l'evidenza scientifica ce lo insegna. Adesso io mi sto chiedendo come mai su tutte queste evidenze sull'empiria non siamo ancora veramente capaci ad essere illuminati dopo 200 anni di illuminismo in riguardo anche all'inclusione dello stigma. E qui secondo me stiamo sbagliando un po' l'ottica. Le campagne antistigma hanno dimostrato di non essere efficaci. Ma è chiaro, io sono nato in un paesino di 800 anime e ne sono orgoglioso e avevamo altrettanto anche il momento di agricoltura che portavamo avanti, avevamo anche 800 cosiddette vacche, 800 persone o 800 vacche. Se in questo paesino passava una mucca a 7 teste, la mucca rimaneva a 7 teste, ma rimaneva anche inclusa. Se tu hai una diagnosi che poi ti porti avanti una vita o almeno per un certo periodo, quello stigma ce l'hai. È la società che deve includerti, ma non nell'ottica dell'antistigma, proprio nell'ottica che questo stigma, che potrebbe essere la diagnosi, porti in ultimo fine alla cura. E noi dobbiamo essere coraggiosi come voi lo siete, e lo guardo soprattutto alla Patrizia e anche alla Yasmin, che sono per me il momento di testimonianza a livello internazionale e nazionale italiano. E loro hanno avuto il coraggio di dire, ok, ho capito che soffro, ma ve lo dico e adesso cercate di aiutarci. E continuano a farlo e continuano a trovare dappertutto in Italia, le porte chiuse da parte nostra. Questo è un grande momento di difficoltà in cui mi trovo, perché in ultimo fine devo fare un mea culpa. Però non so come gestirla meglio questa situazione, non lo so. So solo una cosa, che c'è una sofferenza che sia a livello evidenziato scientifico che a livello di società è immanente ed è presente. E adesso vi parlerò un po' di questo ADHD dell'adulto. Perché come mai? Se la dici che non riesci a poter fare una domanda. Allora, buongiorno a tutti intanto. Allora, anch'io sono ADHD e tuttora probabilmente ne sto soffrendo, ecco. E, sono stata in cura da lui, vabbè, ok, va bene. E comunque volevo dire che sono anch'io molto emozionata. Sentire loro due aver portato questa testimonianza mi ha emozionato davvero tanto, perché io ne soffro, io spesso e volentieri mi sento molto, molto incompresa dalla società, tutti mi vedono come quella strana, come quella che ha problemi, come quella che non deve essere ascoltata, seguita, avere gli amici, e quindi volevo anch'io portare questa breve testimonianza, perché io tante volte dico che sento che non sono proprio inclusa nella società, letteralmente, proprio ho questo, tante volte vorrei non avere questo problema, perché io come la signora Jasmine raccontava, anche io come lei ho tanta consapevolezza del mio disturbo, e essere consapevoli è la sofferenza più grande che tu ADHD o tu persona che ha disturbo, tu problema che ha l'handicap, ti porti appresso fino alla tomba. E io sto male e vorrei riuscire veramente a
perché ci devo convivere e l'idea di continuare a conviverci mi fa soffrire tantissimo, ma non tutti capiscono, tanti proprio chiudono gli occhi, dicono tu hai problemi, sta là, tu però non sei nessuno. Vicky, ciò che ti ha messo così è stato anche perché il dottor Conca ha detto, anche, cosa ha detto? Sì. Che si può curare. Esatto, che si può curare, però io da convegni precedenti, i miei genitori che sono andati a convegni precedenti ancora anche quando ero piccola, che ne sanno qualcosa di questo, visto che sono affetta, e la mia domanda era proprio quella, che io mi ricordo che la ADHD non è che si possa curare, si può migliorare come questo tipo di disturbi. Io sono affetta da tutti i disturbi di questo mondo, se si vuole, vabbè, ecco, però, ecco. Ecco. Ok, adesso. Grazie, grazie. Sei più tranquilla? Sì, adesso okay, sono adesso più tranquilla, sono felice di aver testimoniato anch'io, ne sentivo il bisogno. Ma le risposte ti arriveranno, io credo. Esatto, io volevo anche non una risposta. Non devi essere impaziente, ti alleni, torniamo al punto. Ti alleni e vedrai la ciao, risposta. Ok, sì. Ciao. Esatto. Prego. Sì, sto qua. Vicino a papà. No, adesso basta. Senti, adesso faccio un po' di strutturazione, va bene? Adesso tocca a me, poi dopo tocca di nuovo a te, poi tocca a loro, poi tocca di nuovo a te, poi tocca a me. Così ci mettiamo d'accordo un po' di andare in dialogo reciproco. Ok? Sì, sì. L'unica cosa che devi ricordarti, Vicky, è che siamo in tanti e che adesso dobbiamo metterci un po' insieme, ok? D'accordo? No, non solo perché scade, così anche per educazione, esatto, per rispetto reciproco. No, va bene? Ok? Ok. Dunque, voglio solo un po' invitarvi a seguirmi un attimo nel mio viaggio professionale. Sono un psichiatra d'adulto, ho fatto la mia formazione all'estero, come avrete capito anche dal mio accento, sono altoatesino, sono ritornato volentieri in Italia dieci anni fa. E mi sono ritrovato con una situazione assolutamente assurda nella mia ottica, assurda per il semplice fatto che sono stato all'estero portando avanti anche progetti del tipo neurosviluppo nell'età adulta. Cioè l'ADHD faceva un po' parte della mia formazione e difatti poi noi prescrivevamo semplicemente su una ricetta cosiddetta bianca, qua in Italia si prescriveva il metilfenidato quando si aveva individuato l'ADHD. E l'ADHD com'è che la andavamo a individuare? Parlando con le persone, vedendo un po' la loro storia, captando un po' i loro sintomi, captando un po' anche la dimensione. Non è che usavamo tanto momento di psicodiagnostica, tanti momenti biologici di marker piuttosto che. Non si faceva la diva, si faceva un'anamnesi con le persone in maniera un po' più appropriata. E quando è che andavamo a pensare da adulti che magari ci fosse un qualche cosa da bambino che non funzionava così bene? Quando avevamo capito che la persona adulta soffriva di una cosiddetta diagnosi che io conoscevo, depressione, disturbi affettivi, disturbi di dipendenza, disturbi di personalità, disturbi ossessivi. Disturbi di Parkinson, disturbi anche alimentari, dove non riuscivamo con quello che avevamo come strumenti a portare avanti un progetto di cura. Allora si pensava a qualche cosa di non risposta alla terapia, no? Che noi poi come tecnici la chiamiamo la resistenza. Sulla resistenza ci sarebbe da fare tutto un discorso molto specifico e molto articolato, lasciamo da parte quel capitolo lì. L'importante era capire a livello semplicemente sull'evidenza e sull'empiria se la diagnosi che avevamo fatto era quella corretta o bastava per spiegare la situazione in cui si navigava. Adesso la gran fortuna che abbiamo noi all'estero, quando abbiamo fatto la formazione all'estero, che tutti di noi devono farsi la psicoterapia. Cioè noi all'estero, se tu fai psichiatria, ti fai anche una
formazione specifica e specializzata in psicoterapia. Se tu lavori all'interno della psicoterapia è chiaro che tu lavori a livello dimensionale e meno categoriale, vedi non solo la fotografia del momento, ma vedi un po' quello che è il percorso. E perciò la domanda a chiedere una persona, ma lei da bambino com'era, per una psichiatra da adulto, faceva un po' parte della nostra cultura. E facendo parte della nostra cultura dovevamo anche avere delle nozioni, cosa significava individuare quello che era nel bimbo, quello che era nell'adolescente e quello che era nell'adulto. Ci veniva facile, e lei da bambino com'era? Questo, ritornato in Italia, non me lo sono ritrovato in questa maniera e mi sono ritrovato persino nella situazione che veniva negata l'esistenza di una malattia che fino all'altro ieri faceva parte del mio patrimonio. Immaginatevi uno specialista che viene dall'estero, ha portato avanti dei progetti anche di una certa portata per 20-22 anni, si ritrova in un altro paese dove si dice, guardi che quello che lei ha fatto per 22 anni non esiste. E a questo punto qui uno va in crisi di identità. Però la crisi di identità è durata molto, molto poco, perché sapevo delle difficoltà politiche, ideologiche, all'interno anche della psichiatria, nello specifico italiana. Questo mi ha permesso di rifletterci e di capire anche il valore di questa politicizzazione all'interno della psichiatria italiana, che non è quella che ho conosciuto fino a quel momento quando sono rientrato. Il valore della psichiatria e del momento della politicizzazione italiana è che la psichiatria è molto vicina alla politica. Questo potrebbe essere un vantaggio, no? Potrebbe essere un vantaggio, e difatti nel 78 ha portato a delle rivoluzioni, una cosa che in altri paesi non è successa. Perciò c'è una certa, certo vantaggio di quello che succede, però c'è anche il grande svantaggio, quando la persona politica, perché siamo politici, giusto? Facciamo parte di questa società, siamo, sì, in quel momento lì viene politicizzata, non è fa parte della politica, è politicizzata e in seguito ideologizzata. E qui rimango sempre un po' perplesso da parte delle società scientifiche, come mai noi ci dedichiamo all'ideologizzazione di una diagnosi? E questo è il mea culpa. Perché dovremmo proprio a quel livello lì essere più neutrali. Questa è la fortuna quando si sta all'estero e si lavora con gli svizzeri. Allora tu da buon europeo, almeno penso che sia un buon europeo, poi lasciamo perdere qual è l'identità europea, vicino alla Svizzera riesci a capire che c'è anche una neutralità della scientificità. E questo mi ha dato la forza di dire no, se ci sono le sofferenze che hanno nome e cognome anche in un contesto politico, ideologizzato, che non mi permette di portare avanti un progetto serio di diagnosi e di cura per una persona che soffre, io mi devo mettere a livello di deontologico e in ultimo fine sulle evidenze, perché di questo io ne sono testimone. E dopo una, come voi dite sempre, dopo una bella battaglia abbiamo trovato anche le vie per dare nome e cognome delle sofferenze, allargando semplicemente la capacità diagnostica. Appena fatto quel lavoro lì ci siamo ritrovati col secondo problema. Come mai l'Italia, conoscete probabilmente tutta la geografia che è stata fatta sull'uso del cosiddetto metilfenidato, Dio santo, chi è che l'ha inventata sta roba qua? Sull'uso del metilfenidato a livello europeo e mondiale, c'è una bella cartina dove ci sono dei punti verdi che indicano che il metilfenidato è consigliato, accettato, indicato e rimborsato. Poi c'è quel punto giallo che indica che c'è l'indicazione, c'è tutto, però non viene rimborsato. E poi c'è un puntino, uno, un unico, in tutto il mondo che è rosso. E quello è l'Italia. Questo mi ha dato anche la forza di dire, beh, allora forse gli altri hanno
po' ragione anche loro, tutti quelli verdi e gialli. Forse l'Italia ha qualche torto, forse, non si sa mai. Forse anche qualche vantaggio, vedrete che ha anche qualche vantaggio. Dove il farmaco nell'adulto non è indicato e sarebbe persino rimborsabile secondo una certa legge, però non può essere prescritto. Cioè lei, io mi sono ritrovato con delle persone dove ho fatto la diagnosi del diabete dopo i 18 anni e non potevo più prescrivere l'insulina, una cosa che a 130 km posso fare semplicemente, a 90 km, però qui non si poteva fare. Nel frattempo ci siamo accorti che c'è una via, e qui la maggior parte di voi la conoscono, che noi riusciamo in tutte le regioni d'Italia, e qui non c'è nessuna scusa, in tutte le regioni d'Italia prescrivere i farmaci almeno a livello off-label, se hanno l'evidenza scientifica. Tutte le regioni d'Italia devono avere deliberato il metodo di prescrizione sull'off-label. E nonostante questa normativa esistente in tutta l'Italia, la prescrizione off-label è una cosa a volte impossibile. Perché? Perché ci sono di mezzo certe persone, perché sono le persone che prescrivono, almeno non è che la legge viene vissuta tramite le persone, no? Penso. O siete, l'intelligenza artificiale non è ancora arrivata là, arriverà. E sarà anche più prescrivibile, facilmente più prescrivibile con l'intelligenza artificiale. Allora dobbiamo farci una ragione come mai il sistema produce atteggiamenti che non dà nome e cognome a una malattia, che crea una sofferenza e che ha un impatto a volte micidiale su un percorso di vita. Poi qui di solito poi si raccontano queste cose micidiali, gli antisociali, le prigioni che sono piene. No, io vi racconto di ragazzi che sono ansiosi, di ragazzi che sono depressi, di ragazzi che soffrono di disturbo alimentare. Io vi racconto di queste persone che vivono una vita nel momento psicoterapico, depressivo, sull'autostima, giustamente aiutati dalla psicoterapia, ma non aiutati da quello che è la neurobiologia, cioè aumentando l'attenzione anche sul nucleo cognitivo. E io vi racconto queste storie. Questo mi ha indotto anche di dire no, non possiamo continuare a livello politico-ideologico, dobbiamo trovare la soluzione all'interno delle normative esistenti, e ci sono, per dare la possibilità a noi di fare il nostro lavoro. E di seguito almeno cercare di proporre farmaci e terapie adeguate a quel tipo di malattia. A me mi viene a dire, non è che io stia inventando la ruota, ma quello poi alla fine della fiera mi sembrava, dopo qualche anno di battaglia, che fosse proprio quello. Di cosa vi sto parlando? Io vi sto parlando di quello che, a mio avviso, deve essere l'atteggiamento base per portare avanti un progetto semplicemente su quello che è un disturbo di neurosviluppo. E qui sarebbe interessante aprire una discussione sull'ottica più antropologica sia dell'autismo e dell'ADHD, perché come mai sussistono questi fenomeni nella società dopo 2 milioni di anni che ci muoviamo da certa maniera? Come mai il Homo sapiens intorno agli anni 70.000 anni fa, come mai non è riuscito in maniera evolutiva a sopprimere certi fenomeni di atteggiamento? E questo significa che noi stiamo parlando di una cosa assolutamente geniale che l'essere umano ha a disposizione, una capacità di pensarlo a livello di divergenza e perciò anche di sostenibilità nel tempo. Se non abbiamo le persone che dell'ADHD all'interno della nostra società, certe cose non succederanno mai. Come se nell'ambito della nostra società non avessimo anche il fenomeno autistico, certe cose non succederanno mai.
Io adesso, a livello antropologico, noi abbiamo bisogno di questi fenomeni. A livello medico, scientifico, è una cosa assolutamente devastante per la singola persona. E questo dobbiamo capirlo. Questo dobbiamo capirlo perché andiamo a rischio, per gli antropologi, l'ottica degli antropologi, a stigmatizzare una persona che è sofferente nell'ottica di un portatore di grandi cose della società, e che è un ulteriore stigma. E da parte medico, scientifico, di non capire, di entrare in merito a un qualche cosa che è filogenetico e non solo ontogenetico. E questa è una vera sfida che dà spazio poi in ultimo fine a ideologie, politici, varie visioni, eccetera. Cioè, ognuno si ritaglia un po' quello che gli pare e piace. Rimaniamo un po' sul punto d'oggi. Cioè, nasce il bambino che dopo poco tempo ha già una fenomenologia di comportamento sul suo ritmo sonno-veglia, sul suo momento di psicomotoricità, sul suo momento di curiosità di scoprire questo nuovo mondo e se stesso, dove si riesce a capire che ci sono dei momenti che non rientrano in quello che potrebbe essere, in ultimo fine, quel cosiddetto normotipico. E già lì, se si ha una certa attenzione, si può portare avanti un progetto serio, attento, concentrato e pazienzioso. Ci vuole non solo il momento dell'amore, ci vuole anche tanta pazienza, no? Come dicevi tu, Yasmin, prima. La pazienza credo che sia una cosa veramente... E per fortuna non ce l'abbiamo tutti. Immaginatevi la situazione pazienziosa di una società come oggi. Non arriveremo da nessuna parte. Perciò il fenomeno di pazienza può essere anche, in ultimo fine, un momento di educazione sia di tipo parentale, ma anche di tipo specifico sul bimbo stesso. E inizia abbastanza presto quella educazione lì. Di cosa vi parlo io? Io vi parlo che ho dato con tutto quello che vi ho detto, questo introito cos'è? Intanto di cogliere la vostra concentrazione e attenzione, avrei potuto anche parlare di Fiorello piuttosto che momento politico, la situazione del terremoto, la situazione della neve su in Alto Adige. L'importante è che voi abbiate adesso un momento di attenzione, di concentrazione per un certo periodo. Sono dei trucchetti cosiddetti retorici. Avrei potuto parlare di tutta un'altra cosa. L'importante è che riusciate adesso a seguire pian pianino su quello che vorremmo arrivare. Se allora c'è una malattia all'interno che ha un nome e cognome e che ha bisogno di una specificità e sensitività, all'interno di un servizio di una certa portata devi creare gli ambulatori d'eccellenza. Che tipo di accoglienza è se non offro poi anche la specificità? E se devo creare spazi per l'accoglienza, devo crearli in tal maniera per creare poi anche l'intervento di specificità. Sensitivo sull'accoglienza e specifico sull'intervento. Questo significa creare ambulatori. Ambulatori d'eccellenza vanno bene per il narcisismo delle singole persone, vanno benissimo per portare avanti progetti di ricerca, vanno benissimo per tanti elementi, ma in ultimo fine rappresentano nient'altro che quello spazio dove accolgo persone che hanno una certa sofferenza per dargli nome e cognome e prendere con loro poi un certo processo. E perciò devi creare ambulatori specifici. Questi ambulatori specifici, noi abbiamo la fortuna di avere delle persone che si sono subito dedicate a questi fenomeni, che assolutamente anche per il nostro servizio di Bolzano erano una grande novità, parlo del 2009, è una grande novità, però poi in seguito ognuno di noi ha capito che è un valore aggiunto. Se tu non capisci che è un valore aggiunto, rimani sull'ideologico. Rimani sul politico. Se tu trovi un valore aggiunto, cosa succede? Alzi la motivazione. Se voi lavorate con i bambini con l'ADHD, a scuola, all'asilo, piuttosto che a casa, piuttosto che nel tempo libero, cos'è che fate? Li motivate. Cercate di trovare la motivazione
alla finalità, che poi sia la matematica, sia il gioco, sia la relazione. Il momento primario è la motivazione, e la motivazione ci dà la possibilità di rimanere concentrati e attenti, concentrati e attenti, concentrati e attenti, concentrati e attenti. Poi la scienza ci sta insegnando che nell'ambito del disturbo dell'ADHD ci sono disturbi esecutivi, ci sono disturbi della memoria, ci sono disturbi psicomotori, ci sono disturbi, però se andate a vedere, tutte queste analisi sono di una certa percentuale, 67% di neurocognitivo riguardo alla shared decision making o al planning, o il 55% sulla psicomotoricità, poi un buon 42% riguardo al momento della memoria, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è il 100%, perché il 100% di questi bambini, e poi anche degli adulti, rimane la concentrazione e l'attenzione, la concentrazione e l'attenzione, e tutto questo ne sussegue, l'impulsività, l'iperattività, è una conseguenza di questa incapacità di mantenere la concentrazione e l'attenzione, concentrazione, che è una parte basale per la sopravvivenza dell'essere umano, guarda caso, è essenziale per la sopravvivenza dell'essere umano e in seguito del singolo individuo. Questa, oggi la chiamiamo incapacità o questo deficit, una volta era il garante per la sopravvivenza di tutta una tribù, perché questo momento di non mantenere la concentrazione e l'attenzione dava libertà alla persona singola di non fare quello che era la regola della tribù. Non seguire le regole delle tribù significa essere liberi nella propria scelta. Se voi vi immaginate una tribù che va in attacco per un mammut per sopravvivere tutta la stagione invernale, e appena abbattuto il mammut si mette a elaborare il mammut, che significa mettere a posto le zanne, mettere a posto la pelle, rimettere il grasso, riportare le ossa, mettere questo, mettere questo. Durante questo periodo 100 persone erano occupate col fenomeno dell'elaborazione del mammut, perché garantiva la sopravvivenza della tribù. 4 di queste 100 persone si sono annoiate al momento che l'hanno abbattuto e vanno sugli alberi, girano intorno, guardano, vanno sulle colline, fanno quello, e cosa vedono? Che la tribù accanto, che non è riuscita a battere quel mammut lì, si sta preparando per l'assalto alla tribù e diventano il salva tribù nell'ottica di essere stati più avventurieri, più liberi sulla loro decisione, non tenendosi alle regole. Il problema è che il XXI secolo, se tu non ti attieni alle regole e entri una certa pedagogia, diventa un po' difficile, e questo nasce poi nel suo seguito. Questo è un momento antropologico che ci porteremo avanti. Poi c'è tutta un'evoluzione ambientale che impatta su questa concentrazione e attenzione, come avevo detto, spiegato anche prima, che ne susseguita sulla capacità decisionale, sul momento della memorizzazione, eccetera, eccetera. Perciò i bambini hanno oggigiorno uno stigma e hanno un deficit e hanno una sofferenza. Per dare loro nome e cognome dobbiamo creare anche gli ambulatori adeguati. Nello specifico si parlava di transizione un attimo fa, si parlava di transizione. Se io riconosco un ragazzino che ha un ADHD, una ragazzina che ha ADHD, e la riconosco con un disturbo selettivo d'apprendimento, riesco a capire che accanto al disturbo selettivo d'apprendimento il momento... Non c'è quasi mai, c'è solo sovrapposizione del 70%, l'ho detto in maniera cinica. Se non ci accorgiamo che c'è il disturbo del selettivo d'apprendimento insieme all'ADHD, questi ragazzi fanno percorsi eterni di ergoterapia, psicomotoricità e che cavolo ne so io, e poi te le ritrovi a 8-9 anni che si fumano la prima sigaretta. Poi te le ritrovi a 12 anni che magari... la canna se la sono già fatte, poi magari te li ritrovi anche ansiosi, te li ritrovi depressi. L'abbandono scolastico
Quante volte lo abbiamo oggigiorno come epifenomeno o qualche cosa di base? E io non voglio medicalizzare o patologizzare le situazioni, io voglio dargli nome e cognome per portare avanti un progetto serio di inclusione, integrazione di cura. Questo significa che noi nell'adulto, dato che è ovvio che non riusciamo a trovare tutti i bambini nell'ambito scolastico piuttosto che nelle medie, nell'adulto ritroverò una percentuale importante di bambini e bambine che hanno sofferto di HD o che stanno soffrendo di ADHD non diagnosticati nell'adulto, o soprattutto abbiamo soprattutto utenti che hanno tutta un'altra patologia che però come nucleo hanno l'ADHD. Però ve lo dico apertamente, più la frittata è fatta più è difficile a gestirla, soprattutto curarla, però assolutamente la riabilitazione, questo rimane ed è l'ultimo, anche il fine che dobbiamo seguire. Parliamo un po' di prevalenze. Qua in Italia si è inventata la statistica, in Italia si è deciso che deve essere 1% che deve far parte del registro. È politica, è ideologia, è dopo una buona cena, magari abbinato con un Barolo, ma non è effetto di epidemiologia e di seguito di rigorosità scientifica. Si sono messi d'accordo su 1%. Se sappiamo che devono essere almeno il 5%, almeno il 5%, come fenomeno antropologico continuativo, che va in aumento per vari altri motivi, abbiamo di mezzo l'idea politica ideologizzata. Questo deve essere chiaro a tutti. E se uno comincia a discutere su questo, volentieri ci possiamo discutere, però mi sembra una discussione porta a porta dove ognuno si diverte e l'efficienza di quella discussione è zero. Fuorché si è capito che si alimenta l'ambiguità in riguardo alla gestione epidemiologica e ritorno su quello che avevo detto all'inizio. Avete capito subito per quale ho fatto l'introduzione sullo stigma. Deve essere qualcosa di stigmatizzante. Non c'è altra chiave di lettura davanti all'evidenza o alla luce del sole. Allora, se accettiamo un attimo la rigorosità scientifica e l'epidemiologia che abbiamo a disposizione, solo un attimo, dobbiamo ritrovare almeno 5% dei bambini che hanno l'ADHD. Questo poi, si pensava, a 18 anni, ce l'abbiamo fatta, non ce l'hanno più. Ma se è una questione filogenetica che si rappresenta a livello ontologico, cioè è una questione antropologica, è una questione individuale, me la ritroverò fino alla fine della vita, come diceva anche Yasmin fino a un certo punto fa. Perciò dovrò rivederla nell'adulto e soprattutto anche nell'età anziana. E qui si sono spaventati tutti. Vi racconto la storia del signor Marco. Il signor Marco ha 75 anni, conosciutissimo all'interno del servizio psichiatrico per un disturbo cosiddetto bipolare. Sapete, i disturbi bipolari sono quei disturbi dove la gente va in fase maniacale, poi ogni tanto va in depressione, eccetera. Quella è una cosa che credo che sappiamo un po' tutti senza andare alla Bocconi. Il disturbo bipolare è spesso accompagnato da dipendenza, spesso accompagnato da disturbi cardiovascolari, dall'ipotonia, eccetera. Ma il bambino ADHD che ha una ciclotimina, anche lui ha qualche cosa già a livello cardiovascolare, ha già un presentimento di in quale direzione andrà a livello diabetico, a livello astma, a livello di intolleranza, ma certo, perché il grande momento che gli abbina è il momento cosiddetto pro e antinfiammatorio, gli si danno la mano e perciò anche il bambino con l'ADHD ha un sistema pro e antinfiammatorio scompensato che se ha fortuna riprenderà, però è vulnerabile a tutto un processo di varie sintomatologie anche di tipo somatico.
me li ritrovo almeno al 2,5 se non al 3%, allora nell'adulto, e nell'anziano li ritrovo. Il signor Marco ha avuto una crisi maniacale di tipo misto, cioè un po' di depressione, un po' di momento maniacale assieme, che si manifesta anche una crisi psicomotoria abbastanza importante. Con i farmaci che di solito usiamo, con la contestualità, il cambio contestualità, non siamo riusciti a sopprimere il sintomo grave, tra l'altro, perché potete immaginarvi che una persona cardiopatica che è in tachicardia continua, che va a 130-140 all'ora, che ha l'ipertensione, che vanno dai 200-220, no, con le crisi tipiche ipertensive, non è una cosa che è salutogena di per sé, è una cosa che è grave e va in peggioramento. Anche a 75 anni ci si può rivedere se non riusciamo ad arrivare a un successo, rivedere le diagnosi. E si va a chiedere a una persona di 75 anni, anche se è curata all'interno del servizio psichiatrico già da 30, ma lei, scusi, da bambino com'era? Magari c'ha le pagelle ancora dell'elementare a casa, guarda caso ce le aveva, si fa una certa anamnesi e si crea l'ipotesi che ha l'ADHD, anche l'ADHD. Cosa fa poi a 75 anni una persona che prende i cardiaci, gli antipertensivi, l'antiepilettico, questo piuttosto che quell'altro? Cosa si fa con una persona che ha questa diagnosi? Ma no, non penserà mica a dargli il metilfenidato? Ma questo Conca è veramente pazzo. Il metilfenidato è una persona di questo genere? Ma è fuori di testa. Ma se voi riconoscete una persona a 75 anni che è insulino dipendente, non ha avuto mai l'insulina, l'unica cosa che gli serve è l'insulina, gli date l'insulina probabilmente, penso. Ma certo che si dà il metilfenidato a certe condizioni. E guarda caso, il metilfenidato per la persona era stato il momento che le ha garantito di nuovo una certa qualità di vita. Abbiamo diminuito i nostri farmaci, abbiamo portato avanti un momento di contestualizzazione della sua sintomatologia in brevissimo tempo, perché sapete benissimo che se funziona il metilfenidato riesce a funzionare abbastanza bene e presto, e se c'è quell'ambito lì, e se in seguito l'utente sta prendendo, adesso ne ha 82, sta prendendo ancora il metilfenidato e sta molto meglio di quanto stava prima. Le crisi ipertensive sono diminuite, il momento del battito di biovariabilità cardiologica è andato meglio, la situazione ambientale è migliorata e la situazione anche relazionale con la moglie, che era disperatissima, è andata bene. Questo è un racconto positivo. Ci sono anche racconti negativi, dove nonostante la diagnosi, anche di tipo molto ritardata, non siamo riusciti ad essere efficienti. Anche questo succede. Però più che mai allora dobbiamo trovare delle altre soluzioni se sappiamo che c'è anche quel nucleo che dobbiamo curare. No? Meno rispondono le persone, più dobbiamo orientarci ai loro fabbisogni. Meglio rispondono, meno hanno bisogno di noi. Anche questo è un momento di atteggiamento che secondo me deve essere molto più rigoroso in quello che facciamo quotidianamente. Questo è solo un indicatore di uno studio. Ogni tanto le cose che vi dico non sono solo storielle, sono anche alimentate da certi studi. Per esempio conosciamo che nell'anziano abbiamo una certa prevalenza diagnosticata di ADHD dopo i 70 anni o dopo. Ok? Il messaggio qual è? Con l'ADHD si nasce e non in automatico sparisce perché compie 18 anni e non sparisce perché ne arrivi a 65. È un nucleo che ti porti dietro, che però a mio avviso, lo ripeto ancora una volta, è assolutamente curabile, prima lo riesci a percepire e meno c'è comorbidità. Questa è un po' una sintesi di quello che avrete visto 200.000 volte, cosa significa lavorare sull'inattenzione, sull'impulsività, sull'iperattività, su quello che però sono le comorbidità e soprattutto i livelli di funzionamento, perché è facile fare diagnosi, è facilissimo.
Se è facilissimo fare diagnosi, possiamo portare avanti il progetto facilmente? No. Perché è difficile? Perché ha un impatto sulla nostra funzionalità, sui nostri comportamenti, sull'espressione della nostra emozione, sulla capacità cognitiva e sul nostro bioritmo. E guarda caso, la maggior parte dei vostri bambini che hanno l'ADHD e soprattutto quelli che hanno la parte adulta soffrono a livello di bioritmo di insonnia, che fa spesso parte del nucleo dell'ADHD, e guarda caso li metti il metilfenidato, migliora anche l'insonnia. È logico, perché se li metti a posto la concentrazione e l'attenzione, non l'iperattività, la concentrazione, l'attenzione in seguito all'iperattività, migliora anche la questione dell'insonnia, perché sappiamo che quella parte lì della concentrazione e attenzione ha un impatto a livello dell'ipotalamo in maniera chiara cosa significa il momento dell'insonnia. Ma è logico, se io devo salvare la tribù, non posso dormire. Queste sono cose che poi in ultimo fine si riflettono in una patologia a seconda della contestualizzazione. E soffrono di insonnia, appena nascono. La maggior parte delle ADHD nell'adulto sono quelli lì che strillavano, non davano mai pace, eccetera, eccetera. Poi c'è anche proprio il contrario. Proprio ieri ho visto un ragazzo, come la mamma raccontava, era il nostro pacciocone, altro che il primo. Questo qui dormiva 16-20. Guardate che l'ipersonnia, anche l'ipersonnia, è un disturbo del sonno. E perciò dobbiamo essere molto allertati su certe sintomatologie del bioritmo. Poi c'è tutto il momento della cognitività, questo è chiaro, l'attenzione, la concentrazione, la smemorizzazione. Quante volte ci sentiamo smemorizzati o quante volte si sentono smemorizzati i nostri utenti, che non è poi solo la depressione, viene aggravata dalla depressione, magari con un processo neurodegenerativo già in atto. Sappiamo che la depressione e la ADHD hanno un maggiore impatto su un'accelerata neurodegenerazione. Poi c'è tutto il momento dell'emotività, che poi adesso viene discusso in maniera molto differenziata anche riguardo a quello che potrebbe essere la parte della personalità. Però questa differenziazione è un seguito di una ricerca molto scientifica, articolata, importantissima, però semplicemente rivolta anche a un'evoluzione di non essere stato capace e attento in certe situazioni. Perciò vedete subito che deve impattare sulla nostra funzionalità, e per quello non è un caso che i nostri ragazzi o i nostri adulti poi hanno una mancata autostima, hanno un momento di socializzazione minore, il livello socio-economico è molto ridotto, e questo ve lo faccio vedere. Che non è un caso che dopo 33 anni, adesso non so quanto si possa vedere, la maggior parte degli adulti che soffrono di ADHD si sono divorziati almeno per 3 volte. La media qual è? 1,8, non è che poi la media sia così bassa. La media è l'1,8. La ADHD arriva al 3. A livello socio-economico assolutamente più ridotto in riguardo alla norma. Hanno molte più difficoltà a portare avanti un progetto di formazione. Poi si arriva anche a diventare politici di alto livello, ecco la ADHD, non è che sia solo garantito l'evoluzione negativa. C'è anche l'evoluzione, come dicevo prima, anche positiva, solo che la maggior parte rimangono sfigati, scusate se uso quella parola lì. E qui lo si vede benissimo, come si da una parte la percentuale, vedete la percentuale dall'altra parte, e dall'altra parte il momento di autonomia anche di tipo finanziario. Le ragazze che soffrono di ADHD sono molto meno autonome nel tempo di coloro che non ne soffrono. La stessa cosa lo vediamo nell'ambito della formazione, della scolarizzazione. Lo stesso momento lo vediamo nell'ottica prettamente socio-economica. E sapete tutti, allora se non lo sapete ve lo dico, che il fattore socio-economico è uno dei fattori maggiormente preventivi sulla prevalenza dei disagi mentali, cioè non solo sulla ADHD, anche sul momento della depressione, anche sui momenti di disturbi d'ansia, anche sull'evoluzione di disturbi di personalità.
il fattore socio-economico fa parte del momento preventivo sulla prevalenza di certe malattie. Anche questo è un dato di fatto. Poi uno si chiede come mai certi politici non vogliono dare nemmeno un centesimo su una cosa che potrebbe cambiare veramente il momento della popolazione. E difatti andiamo a spendere solo l'1,7, il 2, ogni tanto anche il 3% di quello che dovrebbe essere il 10% del PIL per il disagio mentale. E questo sulla base di evidenze non viene negato. Il momento poi sussegue è molto specifico, anche la parte lavorativa. Quante volte mi sento dire, ma sa, a dire la verità, ci ho lavorato anche bene, però dopo 2-3 anni i soliti litigi saltano fuori. La maggior parte degli ADHD degli adulti cambia il lavoro almeno 3 se non 4 volte nella vita. Sono tassi molto più alti di quello che vediamo anche nella popolazione normale degli Stati Uniti, dove c'è questa specificità dell'ADHD. Non riescono a rimanere in relazione continua e difatti hanno del disturbo d'attaccamento molto più importante di coloro che non ce l'hanno, che portano poi infine a vari fenomeni nell'ambito funzionale. Questa è una diapositiva che non so quanto si riesca a vederla, che indica ad ogni modo una cosa importantissima e voglio farvi portare l'attenzione solo alla riga di sopra. Disturbi affettivi, disturbo bipolare, disturbo d'ansia, l'agorafobia, la fobia sociale, il momento dell'ossessivo compulsivo, il momento specifico della fobia, il momento del panico e il disturbo d'ansia generalizzato hanno un maggior tasso in coloro che soffrono di ADHD di fondo. Qui porto sempre un bellissimo studio del 2006 dove hanno analizzato all'interno di un penitenziario giovanile 300 ragazzi e ragazze incarcerate vicino a Vienna, c'è un istituto penitenziario giovanile, dove hanno fatto su 300 bambini, ragazze e ragazzine, hanno fatto tutto un esame cosiddetto psicopatologico. Qui vorrei di nuovo avere la vostra attenzione. Di solito, in prigione uno diventa depresso, ansioso. La maggior parte di questi ragazzi, 288 su 300, avevano qualche cosa prima di entrare in carcere. E spesso è così. E gli attori di reato di qualsiasi tipo spesso hanno qualcosa di psichiatrico. Questo non li deresponsabilizza del fatto penale o dell'atto penale, che sia molto chiaro, ma impatta molto poi sul percorso all'interno della prigione. Il 33% all'interno di questa prigione giovanile, cioè di questi 288 che sono stati individuati con una qualsiasi patologia mentale, il 33% avevano il disturbo d'ansia come base ed erano coloro che facevano meno casino all'interno della prigione. E spesso le ragazzine col disturbo d'ansia hanno cosa di fondo? Il disturbo inattentivo e attentivo dell'ADHD. L'iperattività li manca. E per quello che abbiamo anche un po' questa svariazione sul sesso maschile, perché le bambine sono comode, non creano grane, portano avanti, però sono quelle che, per esempio, in certe situazioni sono molto più a rischio di suicidio che gli altri che fanno continuamente casino. Questo non significa che quello che fa casino non ha il diritto di avere una cura, però gli altri devono avere una maggiore attenzione se si riesce a percepire il fenomeno dell'ADHD anche in quell'ottica lì. Quello che in ultimo fine queste diapositive servono sempre per dire ma ho letto la letteratura, conosco la bibliografia, perciò adesso la condivido, ho partecipato a questi studi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in ultimo fine queste diapositive servono solo a dire una cosa, non si sta parlando a livello narrativo, si sta parlando a livello di empiria, di epidemiologia e di dati di fatto, di persone che hanno una sofferenza chiara e tonda, di persone che hanno una loro realtà, di persone che creano fatti e che sono fisicamente esistenti. Questo è il senso di presentare lavori scientifici.
voglio condividere con voi poi un momento di transizione. E qui la fortuna italiana, che il registro si è aperto solo nel 2007, dopo aver potuto prescriverlo dal 2004 in poi. C'era un po' questa idea che se io vado a prescrivere il metilfenidato, tutti questi bambini diventavano o psicotici, o bipolari, o che cavolo ne so, e ad ogni modo si aggravava il loro percorso. Sappiamo benissimo che prima li prendi, prima riesci a curarli, anche a livello comportamentale, a livello ambientale, non sempre solo col farmaco. Questa è la grande fortuna italiana. Io non so quanto l'Italia sia consapevole che usando il registro ha indicato soprattutto le alternative al farmaco come primi interventi. E questa è una grande ricchezza all'interno del momento italiano, perché avremmo dovuto almeno armarci nei vari servizi per portare avanti quei progetti in primis. E difatti noi siamo riusciti, perché abbiamo avuto una gran fortuna, diciamo che su 10 bambini che hanno l'ADHD, 7 li trattiamo senza il farmaco, 3 con il farmaco. Se vai in giro per il mondo, la cosa proporzionale va proprio nell'altra direzione. Ma c'è anche l'OMS che dice, sì, ragazzi miei, se fate diagnosi sui bambini con l'ADHD, non avete la possibilità di fare il parent training, il teacher training, il momento supporto a livello familiare, non riesce a portare avanti i progetti nel tempo libero, non riesce a creare i peer group a seconda dell'età, se non riesce a fare tutto questo, dagli almeno il farmaco, perché se no non tratti la malattia di base. E anche i cosiddetti ADHD, adesso lo dico in maniera un po' più soft, sotto soglia, sono a rischio di evolvere una patologia maggiore di comorbidità. E questo sotto soglia noi, nell'adulto, perché si nominava prima, lo vediamo soprattutto dove? Nell'autismo. Quando voi neuropsichiatri, quando si tratta dell'autismo ad alto funzionamento, siete attenti su mettergli poi lo stigma dell'autismo, dello spettro dell'autismo. Li rivediamo poi sotto un'altra coperta dell'adulto. Qui è un altro punto dove veramente dobbiamo incontrarci in maniera sempre più chiara e tonda per anticipare anche il momento dello spettro. Perché su questo credo che ci sia una certa necessità di condividere poi i percorsi. Questa è una bellissima diapositiva che ci insegna cosa significa avere l'ADHD da bambino e cosa significa nella complessità ad arrivare poi da adulto a uno che soffre di un disturbo bipolare con uso di sostanze, abbinato all'ADHD sociopatico e con l'uso di sostanze. Spesso si dice, è un narcisista, bipolare narcisista, no? Un po' un antisociale. Magari è vero, magari ha un disturbo bipolare, magari ha un disturbo di personalità antisociale, non poco volte succede. La maggior parte dei bipolari, mi segnano già da 32 anni, hanno anche una dipendenza da gioco, fumano, fanno di tutto. E spesso poi ci dimentichiamo di dire, c'è il nucleo dell'ADHD. E sappiamo nel frattempo che certamente anche i bambini possono avere già un inizio di un disturbo bipolare. E sappiamo anche che viene accelerato se c'è l'ADHD. E perciò dobbiamo interferire su entrambi i lati, captando che sono due nosologie diverse, però con fenomenologie molto simili. E questa similaritudine non può deresponsabilizzarci da una diagnosi non differenziale, da una diagnosi multiassiale con una certa attenzione a vari livelli, anche in seguito poi alle terapie. Il rischio che persone soffrano di un disturbo mentale grave, se hanno un ADHD di fondo, è di 5 volte più alto. Questo deve essere percepito come tale ed è il messaggio chiave come mai abbiamo bisogno di avere delle diagnosi precoci, valide, oggettive e poi messe a disposizione dell'utente, perché la diagnosi deve essere messa a disposizione dell'utente per poi portare avanti un progetto veramente paritetico che possa portare anche alla realizzazione, alla cura o anche all'inserimento. L'ADHD fa parte anche di tutto un ambito sulla suicidiologia. Voi sapete che nell'ambito dei giovani il
punto primario di mortalità è il suicidio. Non ci avete mai pensato perché? Con questi tempi che corrono, chiaro. Il momento socio-economico, chiaro. Il momento antropologico fa parte dell'essere umano a suicidarsi, non è una grande novità nel mondo, Perché ci sono tanti di questi ragazzi che nel loro nucleo hanno un disturbo del neurosviluppo. La stessa cosa è sullo spettro autistico ad alto funzionamento e la stessa cosa la ritroviamo nell'ADHD. E non sono solo gesti narcisistici, psicopatici, sono a volte gesti impulsivi che hanno sempre un momento di esistenza o di crisi esistenziale, ma spesso scatenati da un ADHD di fondo e messi in atto per un ADHD di fondo. Io non voglio ridurlo a un fenomeno del neurosviluppo e suicidio, che sia chiaro, ma che il fenomeno del suicidio e l'ADHD siano abbinati, la scienza ce lo insegna, e portare benzina al fuoco, come dice il proverbio, di solito non è similia similibus curantur. Significa fare esplodere la situazione anche nell'ottica dell'autolesionismo fino ad arrivare anche al suicidio. Qual è il vero problema a cui dobbiamo in ultimo fine parlarci in maniera molto chiara? Il fenomeno dell'ADHD, se viene percepito come qualcosa di nucleo, concentrazione e attenzione, è una situazione base. Tutto il resto diventa dimensionale e ha delle variazioni importantissime. E questa variazione importantissima a livello dimensionale crea anche la difficoltà poi di dire ok, a livello categoriale ce l'ha. Questo non significa di non accettare questa sfida, questo significa di entrare in merito a questa sfida captando che se ci sono i nuclei sintomi di base, noi riusciamo a capire anche le svariazioni di dimensione. Una difficoltà che abbiamo, che a volte è veramente difficile avere tutte le informazioni dall'infanzia. È veramente difficile, sì. Se tu ti trovi davanti gemelli adottati, dove i primi 6 anni non sai nulla di quello che è capitato, ma proprio nulla, allora non lo sai. Questo è il 20%. L'altro 80% riesce ad avergli le informazioni. Ma certo che si possono averle. E guardate che solo la domanda, ma lei le pagelle a casa ce le ha, devo chiedere a mia mamma, porta a volte a una situazione di ristoro familiare che è anche di tipo di valenza curativa. Cioè il momento relazionale di andare alla ricerca del proprio passato è un intervento psicoterapico e tu vai a prendere una fava due piccioni, hai le informazioni e crei relazione. Ma l'informazione ha bisogno in maniera chiara per capire come muoverti. Poi c'è una serie oggigiorno di avere la possibilità di entrare in merito. Io adesso vedo qui già il momento che ore sono. 4:20. No, perché di solito quando uno si avvicina uno sta già sull'attente, incomincia già. Io vorrei entrare ancora un attimo solo sul fatto della terapia. Non si può predicare vino, no. Predicare acqua e bere vino, no? Come si suol dire. Si deve farlo. Se io voglio bere vino, lo predico, però poi lo condivido. Se io voglio avere un intervento multimodale, devo creare le condizioni per creare l'intervento multimodale. Sai, i nostri servizi, le risorse non ce le abbiamo. È vero, a volte non abbiamo le risorse. Ma a volte ci si nasconde dietro il fenomeno delle risorse non riflettendo sull'atteggiamento che si ha verso un fenomeno che potrebbe essere l'ADHD, perché crea cultura, cambia organizzazione, ti devi mettere in moto. Sono contento che, per dire la verità, cioè mettiamoci in moto, no? E capire con quelle risorse che hai a fare il meglio
credo che sia ad ogni modo la minima cosa necessaria che devi fare. Non possiamo più nasconderci dietro a amministrazioni normative che sono assolutamente da rivedere e soprattutto che permettono anche la riflessione. Cioè, le normative che esistono non è che sono incementate, hanno varie possibilità di essere interpretate e interpretate in una certa maniera possono portare anche degli effetti. Noi non stiamo facendo niente di legale mettendo a disposizione l'intervento multimodale inserendo anche il farmaco nell'adulto. Non facciamo niente di legale. E siamo sul territorio nazionale. Però, come si suol dire, ci muoviamo a... L'Italia si muove un po' come a macchia di leopardo. Ultimamente mi dicevano, guarda che è a macchia di gattopardo. Forse una lieve differenza c'è. Ad ogni modo, l'intervento deve essere multimodale. Perché deve essere multimodale? Perché il concetto dietro anche all'ADHD, anche se è una componente neurobiologica importante, antropologica, eccetera, eccetera, è un concetto biopsicosociale. C'è il momento biologico, c'è il momento psicologico e c'è il momento sociale. Allora gli interventi devono essere orientati al momento biologico, psicologico e sociale. Non è che uno deve andare alla Bocconi per fare questo lavoro qua. Ma le nostre organizzazioni sono rivolte a questo fenomeno. Non siamo di nuovo noi professionisti che diciamo guardate il concetto biopsicosociale è il momento che ci dà un po' la chiave di lettura per vari fenomeni ed è vero, è una chiave di lettura che secondo me è molto valida. Ma allora perché le nostre organizzazioni non seguono quel concetto lì? No, il concetto deve seguire le nostre organizzazioni e mi sembra di fare la battaglia della negazione dell'istituzione. Ci avete mai pensato a questo filone? Ad ogni modo, a livello evidenziato dobbiamo fare l'intervento multimodale, più diventa adulto la persona con l'ADHD, più dobbiamo pensare al farmaco. La plasticità del cervello non è quella di un bambino. Hanno gli stessi fenomeni di base, questi non li differenzia dal bambino all'adulto, ma il momento di compensazione di un bambino è tutta un'altra cosa di quello di un adulto e perciò di solito diciamo su 10 bambini 7 non prendono il farmaco, negli adulti su 10 9 devono prendere il farmaco. Ci sono le evidenze a riguardo, ma l'evidenza si può fare, si può veramente farla. Vi porto solo questo momento qua. Certo, ci sono le evidenze a livello anche scientifico, soprattutto con l'ultimo lavoro che ha fatto la Philips, che indicano chiaro e tondo che l'introduzione del farmaco fa la differenza su un percorso sia psicoterapico che socioterapico. Allora, non possiamo nemmeno qua, come medici, incominciare a dire, a dire la verità, negli adulti c'è poco, non si sa. Certo, non sono migliaia di persone, però sono... esattamente 900 persone che sono state studiate a livello prospettico, retrospettico, che ci garantiscono, secondo le leggi, l'efficacia, il profilo di sicurezza e il profilo di effetti collaterali. Garantisce cosa significa? Che ogni farmaco che diamo non è solo efficace, ha anche effetti collaterali. Deve avere un profilo di sicurezza. Se io a Marco, con 75 anni, gli do il metilfenidato, devo sapere i rischi che corro. Questo è il mio compito come medico, però non può essere che i rischi che corro diventino il momento di faro senza capire qual è l'efficacia del farmaco. E qui un'altra osservazione riguardo soprattutto alla neuropsichiatria d'età evolutiva, riguardo al registro, come mai all'interno di questo registro che potrebbe essere oro, al momento rompe l'anima a tutti, come mai all'interno di questo registro che potrebbe essere oro non viene riportata un'unica voce sull'efficacia del farmaco, ma 100.000 voci sull'effetto collaterale, sulla tollerabilità, eccetera, eccetera? Però come mai una comunità scientifica accetta un registro che non introduce almeno la voce dell'efficacia? Sul registro si può discutere, ma come mai manca la voce dell'efficacia? In ultimo fine, il farmaco lo dai per avere un'efficienza, no? E l'efficienza è comportata da tre fattori: l'equilibrio tra
sicurezza, tollerabilità e l'efficacia. E manca all'interno dell'efficacia. Questo è lo stigma all'interno del registro. Non so se ne siete mai accorti, ma questo è il vero stigma all'interno del registro, che paralizza in ultimo fine anche la collaborazione. Un ennesimo esempio semplice di quanto dietro a tutto c'è uno stigma portato da noi stessi. Voglio ritornare un attimo sulla terapia. Perché fare terapia? È fatto così. Lasciamolo. Basta vedere le sofferenze che soffrono. Sì, ma c'è qualcosa che non funziona, no? Ho fatto tutto uno studio, ho cercato di portare avanti progetti di vita, ho messo in atto ricerche, mi sono messo a disposizione, mi sono bruciato le dita, credetemi, mi sto bruciando anche le dita adesso, non è che non sia consapevole che mi sto bruciando le dita, però sono ingenuo abbastanza perché in ultimo fine sono una persona che è medico. Una persona che è medico ti insegnano che in ultimo fine sei qui per prevenire, per diagnosticare e per curare malattie. E se non riesci a curarle, fare di tutto per mettere in un contesto di qualità le persone che non riescono ad arrivare alla guarigione. Questo è quello che mi dice il mio codice deontologico. Se lo faccio, anche nell'ADHD, devo metterlo in atto. E perché lo faccio? Perché so che quando impatto su quella malattia miglioro la qualità di vita. Perché so che riesco a ripristinare il momento relazionale tra coniugi. Mi è piaciuto molto quello che ha detto prima Yasmin, voi lo sapete già, adesso arriva. Io ho avuto dei coniugi dove lui ha l'ADHD, tra l'altro. E mi è piaciuto molto quando mi hanno insegnato loro, sono stati loro a insegnarmelo, durante il cosiddetto momento di rapporto di coppia, è saltato fuori da parte sua, cioè dalla moglie, dicendo: ma Luigi, noi due dobbiamo capire una cosa, tra di noi c'è l'ADHD. Se tu incominci a capire che hai l'ADHD, io incomincio a capire che tu hai l'ADHD, non che sei ADHD, che hai l'ADHD. Se tu riesci a capire che ce l'hai tu, io riesco a capire che ho un marito che ha l'ADHD e questo ADHD ha un fenomeno neurobiologico, neuropsicologico, neurosociale e lo mettiamo qua tra di noi, se riusciamo in qualche maniera supportare il processo da parte matrimoniale sua e da parte sua in maniera curativa, forse qualcosa di buono viene fuori. E difatti hanno triangolato esternalizzando il fenomeno della malattia. Perché non erano malati, avevano la malattia. E se so che posso tramite questa oggettivazione, no? Perché in ultimo fine oggettizzi un fenomeno, riesci a proiettare sul livello identificativo la relazione, porti avanti un'autenticità nel rapporto. Questo significa miglioramento di solito del rapporto. E questo è un punto per il quale conviene lavorare ad ogni modo sulle relazioni all'interno di un progetto dell'ADHD. Negli adolescenti lo facciamo con i peer groups, perché giustamente nei peer groups lavoro con i coetanei, perché i coetanei riescono a imparare a relazionarsi proprio perché hanno questi fenomeni di incapacità di essere attenti e concentrati. Poi si deve lavorare perché perdono il lavoro. Si deve lavorare su quella malattia perché quella malattia impatta sulla relazione sociale, perdono il lavoro, ci sono momenti economici importanti che devono essere affrontati. E difatti quando tu a 42 anni arrivi da, in questo caso da noi in ambulatorio, un altro ambulatorio, e ti dicono sì, lei ha l'ADHD, a un certo punto uno ti dice, allora finalmente qualcuno che mi ha spiegato, mi dà una chiave di lettura per capirmi meglio, però accesa quella lampadina, una pandina, si illumina un momento oscuro in cui mi sono adeguato per anni e anni e incomincio ad avere delle crisi ulteriori perché mi sono perso un pezzo della mia vita e questo fa parte poi dell'elaborazione di una diagnosi che non è stata riconosciuta per un certo periodo, però dove tu sul latte versato devi prima piangerci ma
poi devi superare quel momento e devi lasciare spazio a questa tristezza fonda che a volte porta anche a idee di suicidarietà. La tamoxetina crea suicidio, il metilfenidato scatena atti suicidari. No, sono fenomeni spesso strettamente psicologici di elaborazione di un periodo perso nella propria vita. E questo deve essere differenziato da parte nostra come dare il significato a questi fenomeni di tratti suicidari. Fatta diagnosi, spesso la gente dice ok, parto. Spesso la gente però dice eh no, adesso devo elaborare tutto un passato. Vista così mi cambia un po' la vita. Questo non significa che si viene deresponsabilizzati di quello che si fa, che sia chiaro, che sia chiarissimo, lo sottolineo continuamente, la deresponsabilizzazione non fa parte del momento di illuminazione tramite la diagnosi, perché la capacità di intendere e volere nel più del 99,9% rimane intatto in situazione dell'ADHD. A livello forense non ci giochi su questo, ed è giusto che sia così, perché se fosse così non possiamo portare avanti il progetto dell'empowerment poi nella rieducazione, giusto? Allora, la conseguenza anche da parte nostra non può essere che andiamo a dare spiegazioni sulla incapacità di intendere e volere. Non è vero, la capacità di intendere e volere nella maggior parte rimane intatta. È la parte della sofferenza e della diagnosi che non rimane intatta. E su questo dobbiamo essere molto chiari. Poi c'è tutta una vulnerabilità, questo ve l'ho spiegato, 5 volte più alta, di evolvere più la depressione che l'ansia. Certo che fa piacere sentire il momento sensazionale, ah, il suo figlio è a rischio di diventare una personalità antisociale. Se mi viene a dire uno che mio figlio è a rischio di andare in carcere, la prima cosa che gli do è schiaffi. Se questo è il modo di motivare persone ad arrivare a una motivazione per portare avanti un progetto di guarigione a livello sistemico, anche multifamiliare, credo che qualcuno ha sbagliato un po' la sua professione. Non puoi motivare le persone dicendo guarda che lei è a rischio di andare in prigione. Questo lo puoi fare quando è adulto, dopo aver fatto certe cose, ma non con un bambino. Il bambino deve investire sull'evoluzione, che poi vada a finire in carcere è anche possibile, non è che io dico che non sia possibile, ma metterlo come motivazione. Cosa nasce? Il momento punitivo, il momento controllante, proprio quello che adolescenti hanno bisogno, no? Di essere puniti, di essere controllati, è la miglior cosa per portare avanti il progetto di guarigione. Perciò dobbiamo essere molto, anche qui, rigorosi su come portiamo avanti poi la diagnosi. E mettiamola anche con i fatti, la maggior parte non evolve un disturbo di personalità, la maggior parte non va in dipendenza, la maggior parte va in disturbo affettivo, con delle dipendenze magari. Ma il disturbo affettivo è quello più basale e più centralizzato poi in seguito a un'evoluzione. Poi abbiamo tutta una serie di ragazze e ragazzine che le ritrovi spesso in pronto soccorso. Perché? Perché cadono giù dagli alberi, perché col triciclo vanno contro il muro, perché se uno per 3-4 volte dopo un anno va a finire in pronto soccorso, non è la cosa che vado a denunciare prima la mamma perché non è capace a tenerlo sotto controllo, cosa che succede. Una delle domande che farei, ma se il bambino fosse un po' iperattivo, poi mi vedo la mamma e dico no, sicuramente non è iperattivo, la diagnosi in qualche maniera già comincia a diventare concreta, no? Perciò sono cose che secondo me dobbiamo anche insegnare ai nostri colleghi all'interno di quello che fanno quotidianamente, che non sempre c'è solo qualcosa di abuso fisico, ci sono cose naturali, che si chiama diagnosi, come l'ADHD, che comportano veramente le cose importanti. Per esempio la maggior parte, quando uno fa consulenze, il lavoro di legame anche come psichiatra d'adulto e va in reumatologia, va in medicina interna, va in ortopedia, va in... guardate che la maggior parte, quando mi ritrovo la stessa persona a fare consulenza è depresso, ansioso, ha un disturbo d'adattamento, ha una situazione familiare un po' non troppo equilibrata, ma pensaci un attimo se nell'ambito della tua diagnostica
non c'è qualche cosa come andate a cadere? E la domanda semplice, ma lei da bambino com'era? E questo non le dico tutti i casini che ho fatto, allora incomincia ad approfondire. Poi magari è un bambino attivo, non iperattivo, attivo, creativo, iperdotato, tutte cose. Però la domanda, solo pensarci, è un fenomeno all'interno del tuo fare quotidiano. Poi sappiamo a livello di scientificità che bambini che hanno l'ADHD hanno più incidenti, si bruciano di più, hanno i denti più rotti. La stessa cosa nell'ambito degli adulti, hanno più fibromialgie, hanno più disturbi reumatologici, si fratturano più spesso le gambe, eccetera, eccetera. No? Abbiamo tutta una serie di fenomeni esterni che indicano un nucleo di un certo tipo, che non è che devi andare alla Bocconi per capirlo, se l'hai capito una volta te lo porti avanti, no? Poi il momento del suicidio. Perdo ancora due parole sul farmaco? Volete sentire? O vi racconto altre storie? Posso raccontarvi anche altre cose? Cioè, non è che dobbiamo andare sul farmaco. Cosa volete sentire? Ci sono ancora 10 minuti, perché così evito la discussione. Lavoro. Dunque, intanto avete capito che soggetti che hanno l'ADHD nell'ambito del lavoro, soprattutto se fanno un certo lavoro, hanno un rischio maggiore di andare in collisione in primis con i loro capi e in collisione con i loro amici. Cioè, per dirlo in un'altra maniera, se sono stati vittima di bullismo a 12-13 anni o già a 6-7 anni, la stessa situazione se la ritrovano al lavoro. Spesso quello che noi chiamiamo abbandono scolastico, nell'adulto lo troviamo con assentismo lavorativo. Uno è un fannullone, uno è un birricone, c'è di tutto, che sia chiaro, ma spesso c'è dietro anche una sofferenza sull'assentismo. Queste sono cose più basics. All'interno del lavoro, a mio avviso, non c'è ancora, a mio avviso, questa è la mia opinione, all'interno del lavoro non c'è ancora l'attenzione che stiamo dando, per esempio, come lo stiamo dando a coloro che soffrono di uno spettro autistico, come lo vogliamo dare per l'ADHD, perché nell'ambito dello spettro autistico si sta già facendo un certo lavoro anche nell'ambito dell'adulto, cercando di trovare gli spazi giusti, l'illuminazione giusta, il tempo coerente giusto, poi anche affiancato con un sostegno all'interno del lavorativo, che potrebbe essere un educatore piuttosto che... Quello che noi cerchiamo di fare, adesso dico quello che cerchiamo di fare noi, appena riusciamo a individuare una persona che lavora sul nostro territorio e ha difficoltà nell'area lavorativa, perché questo fa parte dell'anamnesi, area lavorativa, area tempo libero, area relazionale e poi area anche di formazione e anche individuale, cioè di autostima, eccetera, eccetera. Individuando queste aree riesce a capire anche dove ci sono le maggiori disfunzionalità. Se nell'ambito lavorativo ci sono delle disfunzionalità, e spesso ci sono, noi attiviamo quello che l'equipe, come si suol dire, l'equipe dovrebbe fare di per sé, cioè capire come possiamo portare avanti il progetto di inserimento lavorativo, se c'è necessità di inserimento lavorativo, ma anche come possiamo coinvolgere persone sul lavoro, che potrebbero essere il manager piuttosto chi, a trovare un accordo tra quello come deve essere gestito la situazione lavorativa. Spesso intanto riusciamo ad evitare il licenziamento, e già questo è tanto. Due, si riesce anche a portare avanti progetti un po' più personalizzati per l'esigenza specifica, e lo facciamo con le risorse che abbiamo, forse non in maniera troppo sistematizzata, ma lo facciamo a livello di personalizzazione. E abbiamo avuto dei riscontri squisiti, almeno questa è stata la nostra esperienza, con i vari datori di lavoro. La maggior parte dei datori di lavoro, in quel momento dove vengono coinvolti in un processo, fanno anche parte di questo momento integrativo ed inclusivo. Perciò io la vedo positiva, perché forse anche perché andiamo lì con una certa volontà di dire siamo un valore aggiunto. Vogliamo aiutare, perché loro, il datore di lavoro dice, questo qui è già da anni che mi sta rompendo l'anima, o è già da anni che è assente, già da anni che non mi porta avanti un progetto, è già da anni che cerco sempre di stargli dietro.
se noi diventiamo un valore aggiunto con il nostro assistente sociale, piuttosto anche con la presenza delle psicologi, perché ogni tanto ci sono anche delle situazioni, non dico di tipo rissa, ma di tipo anche di violenza verbale ad ogni modo. E perciò captare e dando a loro un significato a tutto il momento diminuisce molto l'ansia, perché di questo si tratta, aumenta la capacità strumentale per gestire la situazione nel fenomeno dell'escalation e porta avanti un discorso che dicevo prima di inclusione e di integrazione. Nella maggior parte, se c'è una volontà da parte dell'utente e soprattutto da parte del datore del lavoro, si arriva lontani. Certo che a volte anche non ci riesci, che sia chiaro. Ma l'ambito del lavoro deve essere analizzato, a mio avviso, a livello personale, secondo le loro funzionalità, le sono le loro capacità, e se no credo che non si debba ad ogni modo fare l'errore, che sarebbe gravissimo, creare degli spazi appositamente per non creare l'inclusione, ma creare l'esclusione, magari funzionante, ma di tipo esclusivo. E questo secondo me non deve essere assolutamente portato avanti, questo concetto. Perché siamo a rischio, Siamo a rischio al momento di regredire più sull'ottica esclusiva che sull'ottica inclusiva. Questo però è un dato di fatto che tutta la società, non solo nell'ambito dell'ADHD, è una società che al momento è più espulsiva che inclusiva. Questo è un fenomeno più di base culturale e storica. Nonostante tutto, nei vari progetti singoli riesce a portare avanti certe cose. Ad ogni modo, il nostro concetto nell'ambito della riabilitazione è quello del place and train, cioè di mettere le persone lì in sede di lavoro e portare lì avanti il progetto, e non come qualche anno fa si faceva ancora del train and place, cioè di farli fare vari stage da qualche parte per poi inserirli da un'altra. Lo stage deve essere fatto lì in sede e nella maggior parte in collaborazione con le persone che lavorano lì, e a volte si riesce veramente ad arrivare anche a un contratto indeterminato, se non c'è già. E poi lo dico anche chiaro e tondo, la maggior parte di coloro che soffrono dell'ADHD dell'adulto hanno già un lavoro che stanno portando avanti, hanno una certa capacità di portare avanti del lavoro, cioè non è che hanno sempre bisogno di questo aiuto specifico. C'è l'ADHD ad alto funzionamento, per dire in maniera un po' più così alla buona, per far passare il messaggio, c'è. E difatti noi spesso parliamo più spesso tratti dell'ADHD o dello spettro dell'ADHD, perché è molto più dimensionale, molto più plastico, rientra molto più anche in quello poi effettivamente che vale nella relazione. Abbiamo imparato molto nell'ambito dell'analisi sullo spettro autistico, in poche parole. Aspetti che le porto il gelato, non è di vaniglia, ma prima si parlava del terapia farmacologica nell'adulto e le difficoltà nella prescrizione. Siccome questo punto l'ho accennato, però non ho ben capito il risultato finale della serie, quindi adulto ADHD, terapia farmacologica, quindi chi li prescrive, come modalità? Dunque, il racconto lo facciamo su Bolzano. Allora, facciamo l'analisi, c'è l'ADHD, c'è l'inserimento del farmaco. Uno, come lo inseriamo? Ce l'hanno insegnato i neuropsichiatri di Taiwan, io lo facciamo con un challenge test, cioè ricoveriamo in day hospital per 4 ore e portiamo avanti il progetto, che è assolutamente solo dell'ottica garantiamo la qualità, diamo al momento normativo ideologico una certa visibilità, ma a livello clinico non sarebbe assolutamente necessario. Ma lo facciamo proprio per quel motivo lì. Questo significa che l'inserimento lo facciamo a condizioni controllate, che poi risultano anche in lavori scientifici che stiamo facendo. 2, poi la questione è com'è che prescriviamo? Facciamo una prescrizione, facciamo un piano terapeutico, prescriviamo su un ricettario di stupefacenti in triplice coppia, la terza coppia rimane a noi, viene barrato il codice fiscale perché è off-label e secondo la nostra interpretazione della legge, della delibera provinciale
provinciale dell'autonomia di Bolzano, non essendo rimborsabile, devi barare il codice fiscale, l'utente con quella doppia coppia va dal farmacista, il farmacista poi dispensa il metilfenidato o il medikinet o l'equasima, secondo quello che diamo, sempre per 30 giorni. Perché qual è la legge? La legge dice: se tu prescrivi off-label, puoi prescriverlo sempre solo per 30 giorni. Questo significa che noi le confezioni le facciamo sempre per 30 giorni per darle in quell'ottica lì. Semplice. Come? No, no, no. Il metilfenidato. No, se l'ha prescritto prima dei 18 anni, prima dei 18 anni è mutuabile fino a 25, non so io per quale motivo si arriva a 25, però si è deciso a livello della legge 2014 di introdurre quella fase lì del, cioè tu devi avere la fortuna di essere stato riconosciuto prima, inserito nel registro prima, e poi viene fatta la prescrizione con lo come stupefacente sempre, ma mutuabile. Dopo 25 anni, se hai bisogno, no, passi in off label. Adesso la gran fortuna è che costa 5,80 euro una confezione a 30 capsule. Di solito un adulto ne prende dai 3 anche ai 7, e perciò fate i calcoli, siano su per giù da 17 euro fino a 7 per 5, sono 35 euro al mese che vai a spendere. Cioè è una somma che è ancora in qualche maniera accettabile, però io non lo ritengo etico. Non è etico. È politico, è economico, è normativamente a livello legislativo giusto, però non è etico. E poi vi racconto l'altra storia, perché la tamoxetina, che è l'alternativa al farmaco, potrebbe essere, invece è rimborsabile anche dai 18 in su. Devi fare il piano terapeutico, perché ogni regione deve avere individuato i centri di prescrizione. Fai il piano terapeutico, prescrivi la tamoxetina, e la tamoxetina, una confezione a 28, costa 54 euro qualcosa allo Stato. Sì, sì, è assolutamente mutuabile e rimborsabile. Sì. Questa è un po' la realtà in cui ci navighiamo. Dai 25 in su, sì. Perciò io ultimamente ho visto un ragazzo di 16 anni, la prima cosa che ho fatto l'ho inserito nel registro, anche se non avevo bisogno del farmaco, perché ho pensato questo qua si ha bisogno, dopo il 18 può afferire al registro. Cioè io lo inserisco poi subito al registro, almeno facciamo poi quel lavoro lì per avere la garanzia dopo. Sì. E poi c'è una discussione abbastanza, sarei anche curioso cosa dicono i responsabili, perché in ultimo fine la mia interpretazione della legge sul registro sarebbe stata che ogni bambino, almeno la prima parte che ha l'ADHD, dovrebbe essere inserito, ed era pensata così anche la legge, per creare un'epidemiologia a livello italiano, di metterci dentro non solo i bambini che poi devono essere portati avanti con una terapia farmacologica, ma ogni bambino che ha il sospetto di ADHD o che ha la diagnosi di ADHD avrebbe dovuto essere inserito in quel maledetto registro, perché lo sapete, no? Il registro al momento vanta di 3.800 qualcosa di iscrizioni di bambini che ci sono dentro. Adesso vi faccio un calcolo matematico. Sono 7 milioni di bambini da 6 ai 12 anni qua in Italia. Se sbagliamo già usando l'epidemiologia artificiale, non l'intelligenza, l'epidemiologia artificiale, nata a livello ideologico politico, che c'è solo l'1% che dovrebbe avere quel farmaco lì, adesso se non sbaglio è una matematica, non un'opinione, 7.700.070.000 dovrebbero essere in quel registro. Ce ne sono il 5%, perciò siamo già, scusate il mio cinismo, perché a un certo punto incomincio a diventare un po' cinico davanti a una realtà che è la realtà, perché non è la che lo sto sognando. Però io sto lavorando a livello parallelo su due mondi diversi,
dove c'è la realtà che dice questo e la realtà che dice quello, che è un po' anche la malattia del periodo post-strutturale, no? Dove varie realtà in maniera sincrona si presentano. Ed è una bella sfida per colui che è abituato a vedere in una certa maniera. Però devo anche adattarmi. Questo dovete farne una ragione voi. Bisogna ricordare che i centri di riferimento in Veneto sono pochi, non ce n'è nemmeno uno per provincia. E quindi questo va a complicare questa condizione, questa situazione. Sì, altro segno evidente di quanto la questione viene alimentata nello stigma. Datemi per favore un'altra chiave di lettura. Guardate, io sarei contentissimo perché pensavo di aver dato questa chiave di lettura, ce l'ho in mano per l'amor di Dio, però che debba adattarla proprio di base a livello strutturale è diventato veramente anche un momento di grande sofferenza personale, no? Perché a un certo punto io ci credevo tanto a questo momento di inclusione e integrazione, perché è fantastico. L'Italia, non so se ne siete consapevoli, l'Italia dall'altro punto avrà quel puntino rosso che è veramente una vergogna in riguardo a quello che sta succedendo, ma dall'altra parte ha un'eccellenza su normative fantastiche che te le sono in giro per il mondo. Io dico solo la 104, vederla in un'altra parte del mondo sarebbe fantastico. Noi ce l'abbiamo noi, cioè, possiamo essere orgogliosi, però nella stessa ambiguità di fondo abbiamo anche la vergogna di base, cioè siamo veramente l'eccellenza sia negativa che positiva. E questa è una questione che io non riesco a spiegarmela fuorché mettendo quella chiave dello stigma. Sì, ma io ho vissuto per un certo periodo in Austria, si diceva sempre, a Vienna si fanno le leggi, a Salisburgo le si leggono e nel Vorarlberg, che è un paesino, una regione vicina alla Germania, Liechtenstein e alla Svizzera, le si mettono in atto. Ma guarda che anche quando sono entrato a casa ho avuto l'impressione che a Roma si fanno le leggi, in giù non ci arriva niente, però in su a Firenze le si leggono un pochettino. In Alto Adige si mette un atto, cioè io mi sono ritrovato un po'.